Sai che voglio provare a fare? È una cosa giusta. Se io questo lo metto sopra il tetto, lo metto. Input 5, 20, 38, da paura. Tiè. Watt. Allora, no, perché stanno, l'ho messo qua e il pannello solare sta qua. Quindi da paura. Mo' è sceso perché il sole non è che ce ne sta tanto, eh. Però 44 watt. Qua mi dice 9 ore. 9 ore è. Mazza, 9 ore. Una cifra, oh. È vero pure che non è il sole quello di agosto, insomma, quindi sta a caricare molto 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 lentamente. Però dai, oh. Non si accendeva più, era completamente scarica. Vabbè, ho fatto. Il pannello sta sopra. Ho messo sopra il tetto. Comunque è un'ottima idea, eh. Ecco, per esempio, quando stai in situazioni del genere dove non puoi mettere il pannello solare per strada, perché qua ci passano le macchine, da qua riesco a metterlo sul tetto, quindi non copro neanche il pannello solare che sta sopra, quindi da paura. Mancano 4 ore, ecco qua, mancano 4 ore alla ricarica completa Vabbè, aspettiamo. Ma possibile 68 watt stanno entrando? Input, che vuol dire? Entrata. 68 watt. Vabbè, aspettiamo. Tempo pure oggi è questo. Anzi no, il parmigiano no perché non ce l'ho. Mi faccio una bella minestrina, formaggino, ceci e parmigiano. Una e due, cioè praticamente ho levato quelle che stavano là che non mi piacevano e le ho messe qua al posto di quelle grigie perché pure quelle grigie non mi piacevano. Queste stanno bene. Mo' là mi inventerò qualcosa. Comprerò una tenda coprente, bella coprente d'arcina e ci metterò un bastone. Non lo so, qualcosa mi invento. Mo' intanto ci ho messo quel coso là che vabbè. Queste stanno bene qui, eh. Invece queste qui stavano qua sopra la mansarda che tanto non le usavo perché la mansarda non la chiudevo e quindi le ho messe qua. Ci sta bene, eh? Allora devo andare a fare il rifornimento dell'acqua perché sto scarso, però non ci vado a piedi. Sai qual è la cosa brutta? Guarda, questo qua mi dà uno, vedi, questo qua è il secondo serbatoio. Vabbè, questo mi dice che sto riserva. È sempre rossa sta cacchio di luce, non so per quale motivo farà falso contatto, cioè non c'ho il segnalivello di quello che uso sempre io,
quindi questo qua sotto, e ogni volta mi tocca aprire e andare a mettere il dito e vede quanto cacchio mi manca d'acqua. A parte me ne accorgo dalla pompa, perché appena comincia a schizzare, a spruzzare, vuol dire che mi sta quasi a finire. Però non so per quale motivo hanno fatto sta cosa, boh. Cioè, questo è il secondo serbatoio. Questo mi dice sempre che sto riserva, quando non è vero. Vabbè, comunque, devo andare a fare rifornimento. Ogni tanto mi chiede di andargli a dare da mangiare i gatti, perché lui è de giù, e quando non ci sta, visto che sa che c'ho il locale qua, mi chiede la cortesia de, se posso passare a casa sua e dargli da mangiare i gatti, cioè due gattini. E in cambio mi fa, mi ha dato sto, mi ha fatto sto piacere che posso mettere il mio scooter dentro al garage, così almeno non mi si rovina. Questo è un SH150, so svariati anni che ce l'ho. E vabbè, non te l'ho mai fatto vedere, perché non... che te lo faccio vedere? Vabbè, comunque sia, SH150, mi è comodissimo, perché quando mi scordo qualcosa del locale, al locale, invece di prendere il camp, prendo questo qua e vado tranquillo. Questo è comodo pure d'estate, sono sincero, eh. È nuovo, cioè praticamente nuovo. Non so, due settimane che accendo, sperando che si accende. Dai, vado a fare un altro carico e te lascio qua.
A posto, 50 litri d'acqua, sto bene una settimana. Dai, bre cazzara, l'ho fatto. Mi tocca asciugare. Ah, che pazienza. Questa. Allora, lo potrei metterla dietro, però pesa un botto, cioè non mi va di metterci altri pesi sopra il camper. Ho provato pure a farla entrare qua, sono sincero, ma non mi c'entra, perché è più largo, cioè non mi c'entra, non mi c'entra il manubrio. Allora, due sono le cose: o lo lascio dentro a sto garage e quando lavoro, ecco, vengo qua, magari mi scordo qualcosa e lo uso, per esempio, o altrimenti lo devo vendere, e fammi un motorino, sai, tipo il ciaetto, i ciaetti di una volta, Erzi, che quello manco c'è bisogno di mettere il portamoto, perché lo faccio salire da qua, poi quando viaggio lo metto qua e poi quando mi parcheggio lo faccio scendere. Quello è leggero, è leggerissimo, il ciaetto è o arzi così. O se no, non lo so. Vabbè, adesso non ci pensiamo, non se facciamo la testa.